Questa minestra qui mi fa letteralmente, letteralmente impazzire. Ci sono delle ricette in cui uno è affezionato, ci sono ricette che piacciono e basta, ci sono ricette così, ci sono mille varianti nelle ricette che presento. Questa è una ricetta semplice, ma davvero semplice. Non è la ricetta che uno si strappa i capelli, io non mi sono strappato i capelli per questa ricetta, ma ci sono molto affezionato. Questa è una minestra che mi faceva sempre mia mamma, ma quando dico sempre, me la faceva sempre perché mi piace da morire, mi piaceva e continua a piacermi veramente tanto. Non è proprio come me la faceva lei perché ho fatto delle piccole varianti, varianti che poi non è che sono così importanti. A me veramente piace da morire. Minestra di riso e zucchine, quindi partiamo dalle zucchine. Considerate questo qui, io qui la sto facendo per quattro persone all'incirca, sono 3-4 zucchine, considerate una zucchina a persona. Ora, questa per esempio è un pochino più grande, quindi vanno bene tre. Levo le punte e taglio le zucchine a dadini. Vedete tante volte l'uso improprio dei termini. Questo è tutto meno che un dadino, però comunque vedete uno spessore abbastanza, quanto è mezzo centimetro, un centimetro neanche. Comunque abbastanza finemente. Per ora le metto da parte. Vado a preparare la cipolla. Non serve tritarla finissima. Allora, partiamo con la cottura. Una bella casseruola, qui ci vuole una casseruola da minestra, un pochino di olio. E si aggiunge la cipolla. Ora la cipolla si fa rosolare per qualche minuto, 3-4 minuti, non di più, eh. Sono passati 2-3 minuti, forse anche 4. La cipolla deve diventare dorata. Poi lo sentite proprio, sentite anche il profumo che comincia a cambiare, quindi a quel punto è perfetto. Si prendono le zucchine ce ne mettono una metà di queste tagliate, forse qualcosina di più. Ma non tutte, una parte tenetela. Sì, un pochino di più di metà ce le metto. Aggiungo qualche foglia di basilico. E copro con l'acqua. Copro e ora, dal momento in cui comincerà a bollire, ma considerate coprendo già l'acqua non era fredda, ci vorranno altri 5 minuti. Da questo momento un quarto d'ora, fra un quarto d'ora si va avanti nella ricetta. A dopo. Allora, ha bollito, una piccola aggiunta. Non mettete poca acqua, all'inizio io non ci ho neanche fatto caso, ne ho messa veramente poca di acqua. Casomai aggiungetela, poi dipende anche quanto volete questa minestra brodosa. Allora, ci siamo. Intanto allontano un attimo la pentola dal fuoco, ma proprio un attimo, perché mi serve di frullare tutta questa qui. Potete lasciarla anche così, ci mancherebbe altro. Però io vi dico, dal punto di vista mio, avere la zucchina un po' spappolata alla fine non è che mi fa entusiasmare. Preferisco che sia quasi cremosa. Quindi andiamo a frullare. E con un mixer a immersione si va a frullare tutto. Ecco qua, rimetto sul fuoco. Questa minestra qui la voglio leggermente più brodosa. Aggiungo un pochino di acqua. Aggiungo il riso. Una cosa che non ho messo assolutamente, ma mettetelo a questo punto, mettetelo, è il sale. Ora, 5 minuti, 5 minuti, 5 e poi si vanno ad aggiungere le zucchine. Ci vediamo fra 5 minuti. Sono passati 5 minuti, si vanno ad aggiungere le ultime zucchine che sono rimaste.
Perché questo passaggio fatto in questo modo? Perché, visto che ci sono ancora circa 10 minuti di cottura, la zucchina rimane abbastanza integra, anche dal punto di aspetto, dal punto visivo, l'aspetto è sicuramente migliore. Allora, sto continuando a cuocere aperto, perché c'è sufficiente brodo che mi permette poi di perdere un po' di vapore. Cottura circa 10 minuti. Considerate, il riso che ho messo dentro cuoce in 16-18 minuti all'incirca. Però io fermerò la cottura 3-4 minuti prima, quindi lascerò, spengo, lascerò riposare. Quindi da ora più o meno sui 10 minuti e poi dopo si assaggia. A dopo. Allora, ha riposato. Nella normalità, quando la faccio per me, quindi è proprio per me, dico proprio per me, a questo punto ci aggiungo un bel pezzo di burro e tanto parmigiano. Però consiglio, in effetti questa cosa qui è giusta, consiglio è di farlo sul piatto, cioè nel senso, a questo punto ognuno di voi se lo condisce come vuole. C'è chi magari ci metterà un giro d'olio, c'è chi ci mette un pezzo di burro e ve lo consiglio, chi ci vuole il parmigiano o altro. Quindi lasciatela in questo modo, conviene. Allora, comincio ad assaggiarla. Per quanto riguarda la densità di questa minestra, decidete voi, la potete fare un pochino più densa, un pochino meno densa, scegliete voi. A me piace che sia leggermente morbida, lenta. Piace di più, piace proprio un po' di più. Allora, burro, ci metto il burro. Ora, perché sono in video, ce ne metto poco. In realtà questa mi piace realmente abbondare. Allora, parmigiano, e ce ne metto anche questo un bel po'. Ecco, lo sapete una cosa buffa? Ora mi è venuto in mente, perché lo facevo spesso, di mettere magari anche nei passati di verdura, le cose, mettere il parmigiano e non girare tutto insieme, e andare a prendere proprio ogni cucchiaiata un pezzettino di parmigiano e con la minestra, cioè sono le cose che ogni tanto mi ritornano in mente. Vedete quello che vi stavo dicendo prima? La zucchina, le zucchine aggiunte dopo, sono rimaste integre, sono ben cotte, ma sono rimaste integre. Anche dal punto di vista, diciamo, scenografico, il colpo d'occhio è più bello, che si vede che ancora c'è il verde e tutto. Le zucchine messe all'inizio avrebbero avuto un colore comunque spento. Ho preso anche tempo, perché così nel frattempo un pochino si raffreddava. Come la faccio? La faccio? Questa minestra qui mi fa letteralmente impazzire. Certo, non si può mettere in confronto questa minestra con le lasagne, con la porchetta o qualunque altro piatto che ha, però questa qui mi piace sempre. Buonissima, ma veramente buonissima. Questo è uno dei piatti che mi fa sentire bene. Poi c'è tutto, le zucchine mi piacciono, il burro mi piace il riso, cioè questo, mi piace tutto. Buonissima. Poi usando una fondina un pochino più larga si sta anche leggermente raffreddando, anche più velocemente, il che per me è positivo. Fantastico. Me ne vado, non portandomi dietro questa ciotolina, perché sto sicuro che sotto brucia. E quindi me ne vado con un cucchiaio. Alla prossima!